Salve a tutti ragazzi, sono qui in questo nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Come vedete sono sempre qui con il mio Scania R480 Joker, fratelli Perrotti. Devo ancora cambiare la marmitta perché non riesco a trovare un modo per cambiarla, perché purtroppo aggiornando la patch 1.24 mi dà il problema che se io tocco la carrozzeria, seleziono la carrozzeria per modificare, cioè vado sulla categoria accessori, mi va in crash proprio il gioco. Quindi devo trovare il modo di risolvere questo problema qui e cambiare qualcosa, insomma, perché magari devo cambiare marmitte che mi fanno schifo, per il resto va bene, non c'è nessun problema, però è una scocciatura perché no, mi va in crash, quindi non posso toccare neanche il camion, quindi resterà per sempre così, cazzo. A parte questo, sono qui in questo video per trasportare i pianali ribassati con un pianale dall'Ungheria fino a Deutschland, Dresden, in Germania, ja, Kartoffeln, buoni crauti. Poi vediamo, andato va bene. Ho 127.000 euro, quindi direi che sono messo bene rispetto a American Truck, dove là proprio devi faticare per avere soldi, perché là è ancora peggio, sono gabbie dappertutto, i gabbie servono i poliziotti. Avete gabbie dappertutto, avete velox, tutto quanto è un macello. Vabbè, a parte questo iniziamo subito il viaggio. Ho aggiornato la patch 1.24, quindi ho cambiato alcune cose, del tipo che se io sono qui, lo vedete, ho quasi, ecco, mi sono avvicinato al rimorchio, premo T, copiamento, risalita gambe dei rimorchi, eccetera eccetera. Da quello che ho letto hanno aggiunto delle novità del tipo che devi metterti dritto, se no non ti prende il rimorchio, che devi star lì a tirare sulle pedane tutto quanto, quindi diciamo che non è come prima. Madonna, mi è passato proprio a filo, porco cane, tutte adesso passate, vaffanculo. Ci hanno aggiunto delle novità del tipo il gun. Cazzo, da me non me lo stanno sfiorando il camion. Oh, no, per fortuna. E se io vado un po' più avanti? Appena appena. Retarder attivato. Ops, l'ho toccato per sbaglio. Retarder attivato, premo. Qualcuno di voi potrebbe dirmi cos'è il retarder, perché non lo so. Cioè, lo splitter so cos'è. Cioè, avete le marce, avete tipo... non so, 6 marce, dopo fate lo splitter, fate altre 6 marce, praticamente senza stare lì magari a usare un secondo cambio o altre cose, avete direttamente 6, 6, 12, poi avete 18, eccetera eccetera. Non sono un camionista, quindi perdonate qualche piccola cappellata. Tanto qua devo cercare di mischiarmi nel traffico. Sì, ma cazzo, c'è l'altro, questo qua a fianco, che ho paura di beccarlo. Tu sei mezzi coglioni. Oc, oc, au ciccio. Ecco, vabbè, ti porto via con me, dai. Mi carabinieri. Ouch. Mamma, che culo, che culo. Dai, dai. Nessun danno. Nessun danno. Aia, cazzo, becca. Ma vaffanculo. Bon, dai. Via. E vai. Ma porca. Oh, basta. Danni. Buon, perfetto, ho maglia per magia, viene fuori altri danni come sempre, perché cioè, ETS, cioè, danni magici praticamente. Iniziamo benissimo il viaggio comunque. Vabbè, a parte questo, devo dire che ETS in questi anni è dal 2012 che è uscito, quindi ha moltissimi anni, ma devo dire che hanno fatto molte migliorie, ma anche altre cose del tipo aggiornano il gioco una volta, gli stop posteriori delle auto vengono fuori in aria così da nulla, cioè non sono messi dalla parte giusta, cioè sono per aria le luci dello stop, retromarce, frecce eccetera. Poi sistemano, ma però l'unica cosa che va in conflitto sono le mod, che devono sempre essere aggiornate, purtroppo non tutti sanno di aggiornarle, quindi a volte si è costretti a toglierle e andare senza, sperando che non causi crash, perché sennò se la taglia va in crash siete fottuti, dovete ricominciare da capo, perché sinceramente star lì a togliere mod e poi non cambia nulla, votate via direttamente il salvataggio e fate da capo. È una scocciatura, ma purtroppo è così. Comunque vabbè, a parte questo, devo dirvi delle cose. Sono uscite delle novità su Farming 17, due foto che praticamente fanno vedere un Cat Challenger MT-700E con un Raptor non reversibile americano, perché la mappa nuova sarà basata sull'America, un'altra mappa americana, che non mi ricordo il nome, Northwest, cazzera. Che puttana, santa madonna, la ladra,
No, potevo dire anche di peggio, ma lasciamo perdere. Eccola, perfetto. Cosa succede quando non guardate la strada e parlate? Bla 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 bla. Massa larga, massa larga. Oggi è proprio un cazzo, oggi è veramente video proprio de merda. Vabbè, praticamente ci sono queste due foto dove vanno a vedere questi due mezzi qua e semplicemente dicono che è disponibile su Steam Farming 17, che magari avrà anche degli sconti forse. E insieme a questo Farming ci saranno anche due modelli, cioè un M700E, MT700E Challenger con verniciatura Vipera. Praticamente una vernicatura speciale dove si vede la vipera, ecco, le squame della vipera, ecco. L'altro invece, come ho detto l'altra volta, è un Valtra T colorazione mucca. E qua tutto bene perché tanto come vedete c'è l'indicatore rosso, mi indica che sono oltre il limite di velocità consentito. Infatti sono 97, 98 e limite 70. Questa è una cosa che avevo notato in altri giochi, in altri video, ma non avevo mai fatto caso. Vabbè, fin qua tutto bene, ad entrare nel viaggio, qui è andato proprio a cagare. Partito veramente male già adesso, quindi siamo a posto. Comunque, quello che volevo dire è che praticamente da queste due foto la gente è iniziato subito a trarre conclusioni. Va bene che magari il fan nella foto si vede un po', sembra un po' troppo un giocattolo, quello sono d'accordo, forse è un po' troppo plasticoso. Così che il freno ad aria, freno a mano ad aria. Tanto qua manco il guardrail, sono I'm a boss. Cazzo, sì, magari hanno sentito un bordello di casini o una roba impressionante. Va bene, sono d'accordo che il fatto che magari la foto del fender non è proprio che sia fatta bene, cioè si vede un po' effetto plasticoso, vedete subito anche la griglia della marmitta, sembra un po' plastica. Però c'è da dire che comunque è stato detto che sarà solo migliorie grafiche, texture, luminosità, eccetera, quindi non hanno detto che sarà nuovo. Sarà semplicemente un gioco modificato, reso un po' più reale, eccetera, eccetera, con aggiunta di mezzi. Perché questo? Perché ovviamente, cioè, che senso ha puntare su computer di fascia alta facendo un gioco super realistico con terreno dinamico e tutto quanto, quando la maggior parte dei giocatori ha computer che non si possono neanche permettere di cambiare la scheda video perché non hanno neanche soldi? O che magari non ha senso perché tanto converrebbe buttare via tutto e rifare da capo. Cioè, questo la gente non ha capito. La gente pensa, ah, Farming fa schifo perché queste due foto si vede che sono tutta plastica e non c'è niente di bello né qua e là. Scusate, ma riparla proprio la gente che ha computer di merda che non giocano neanche al massimo. Cioè, vi rendete conto di grazia di schifo che c'è in giro? Ammettiamo che questa persona abbia computer di quelli decenti, da, non so, 800 € andando a spararla grande, o anche 1.300, 1.700 come ce l'ha qualcuno. Va bene, tu hai un computer che va benissimo, potresti avere anche un Farming fatto bene con terreno dinamico e altre cose. Beh, però tu sei uno di quelli pochi che possono avere un computer decente, mentre gli altri hanno tutti i computer di merda, quindi cioè, la vedo un po' strana la cosa. Poi è un gioco di simulazione agricola, cosa vuoi avere il realismo? Cosa dovresti avere il realismo? Dovresti diventare scemo per far tutto. Esempi agrar, professional farmer, farm expert, tutte che robe là, cioè, hanno il terreno dinamico, tutte che robe là, però graficamente fanno cagare, cioè, basta che guardate anche i video e vi rendete subito conto che potete avere terreno dinamico, tutte robe, ma se il resto fa cagare è inutile dire, ma qua, ma là, fa schifo, appunto, cioè, dovete almeno avere un compromesso tra grafica e anche funzionalità, oggi c'è il paletto, 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 mancato. C'è quello che voglio dire, molti di voi criticano, prima dicono guardano CGI trailer, guarda, è bellissimo, mamma mia che bello, spettacolare, lo prendo subito. Boh. Quella è tipica gente che crede alla prima roba che gli viene proposta e quella è una cosa sbagliatissima, perché molti possono dire, ah guarda che roba che ti propongono, dicono sì, bello, bello, compralo, compralo, compralo. Poi ci trovano una merdata, poi dicono, ma questo fa schifo, ma qua, ma là, eccetera, eccetera. Eccola, perfetto, mi sono appena incastrato sull'erba e danni quanti ne abbiamo? 5%, 2%, porca puttana. Scusate, ho avuto un piccolo problemino qua a casa, c'erano i miei, quindi non ho potuto andare avanti con il video e... Wow, ma come mai non mi fa multe né niente?
Vabbè, meglio, chi se ne frega. Prima sì, però a me ha fatto una multa bastarda infame. Cioè, quello che intendo dire è che se voi dovete basarvi su un CGI trailer o due semplici foto, cioè, almeno prima informatevi su com'è il gioco. Se non si sa niente, è inutile che sparate sentenze a caso del tipo: ah, che figata il gioco del CGI trailer, bellissimo, lo preordino subito. Oh, vedete due foto in croce, ah, che schifo, pensavo fosse così, invece non è vero, e qua là. E tutti quanti a dare merda, tutti quanti, tutti i deficienti a dare merda al gioco perché fa schifo, perché non è realistico e non c'è il terreno dinamico e non era come il trailer e qua e là. Stessa merda che hanno fatto sul 15, per il 15 hanno fatto la stessa identica cosa, critiche al gioco perché non è bello, perché qua e perché là. E poi tutti quanti a comprarlo e dire: ah, che figata, farci video, fare, vabbè, eventuali test mode. Far vedere il gioco, far vedere le missioni e puttanate varie, tutti così, tutta gente che sparla da merda a tutte e a tutti. Ah, boh, sono i primi a comprarlo appena uscito in versione DVD. Che prima vogliono dire: ah, fa schifo, non lo comprerò mai, dopo magari o lo scaricano o lo comprano. Quindi, cioè, critichi tanto, ma alla fine sei uno di quelli che lo compra, uno di quei tra virgolette coglioni che lo compra. Perché secondo la persona che sa tutto, chi compra Farming 17 o ha comprato il 15 ha un coglione, perché no? Perché va a comprare uno schifo di gioco. Va bene? Bravo, contento te. Tanto un coglione sei te e gli altri sono quelli che hanno preferito comprarsi un gioco fatto bene, non dico perfetto, ma in confronto ad altri giochi è fatto molto meglio. Fate conto Agrar, Pro Farming, Professional Farm, tutti quei giochetti là, sono tutti quanti copie di Farming fatte male. E anche tantissimi altri giochi sono fatti magari prendendo spunto da Farming, però fanno schifo. Woodcutter Simulator, tutte quelle robe là, sono tutti giochi fatti a caso. Cioè, o hanno il terreno dinamico e là va bene, è bello, sì, tutto quanto, però hanno mezzi che non sono originali. Terreno dinamico, ok, lavorazioni che si chiedono tempo perché magari devi fare tre passaggi, aratura, erpicatura e semina, se no produci poco. Quello ci sta, però devi farti chilometri per andare al concessionario, qua e là i texture fanno schifo, il volante e tutto quanto dentro è nero, puttanate là. Quindi, prima di dare giudizi alla cazzo di cane, provate vari giochi, poi dite: questo mi va bene, questo non va bene, prendo questo, prendo quello, perché tutti sono bravi a criticare, a sparlare quando non sanno assolutamente nulla. Io Farming ci gioco da 2009, quindi so più o meno com'è la politica di Farming, com'è il loro modo di fare. Loro non fanno tutto in un colpo solo, se no dicono addio alla maggior parte della fetta di giocatori che hanno, cioè che sono bambini, che hanno computer di fascia bassa, o magari i bambini che giocano a PlayStation 3 o PlayStation 4, roba così. Infatti, come detto, era stato un po' a livello standard del gioco, escludendo la versione per vecchie console, aumentando un po' i requisiti, ma di poco. Perché? Perché ovviamente chi non ha computer potenti non può giocare al massimo. Quindi facendo così hanno sempre la loro fetta di pubblico e di giocatori appassionati, piuttosto che magari escludere quelli là che sono la maggior parte e far giocare magari gente con computer decenti. E là è un po' un controsenso, perché prima fai tutti i giochi per tutti e poi fai il gioco per altri. Quindi devi sempre puntare sulla quantità di vendita, non sulla qualità. La qualità fino a un certo punto, poi pian piano aggiungi cose, aggiungi aggiungi e mi è fuori un bel gioco. Se no fai tutto su un colpo, cos'hai dopo di novità? Nulla. Non ha nessuna novità, puoi solo aggiungere mezzi e basta. Invece a Farming punta anche, penso, su nuovi mezzi e anche su avere un texture nuovo, roba così, cioè sempre essere un po' meglio rispetto a prima, mai troppo, se no alla fine perdete magari pubblico, perdete altre cose, ma tutti quanti sono sempre là che magari criticano sempre, anche se magari il gioco è migliorato, e criticano sempre, bla bla bla, puttanate varie, cioè su tutto. Si trova qua, non solo su Farming, queste cose, anche sulle puttanate che fanno storie e tutto quanto, cioè siamo veramente messi nella merda. Ho appena, diciamo, sfrantumato una macchina contro il rimorchio, però il carico è ancora sano, ok, non è un sano un cazzo. Comunque, tanto per dare qualche piccola informazione, anche l'11 è simile al 13, infatti se notate i mezzi sono simili al 13 e all'11, hanno solamente cambiato la grafica e messo qualche roba nuova, ecco, quindi praticamente, cioè, molti di voi non l'hanno neanche guardato,
perché tanta gente è partita direttamente dal 15, neanche dal 13 o dall'11 o dal 2009. E tutta sta gente qua che parla pa'l cazzo è perché non ha mai giocato tutti quanti i giochi, quindi non ha capito un cazzo di farming. E quello è il bello, perché confrontare 2011 con 13 notate subito che ci sono delle somiglianze. Mezzi sono quelli, texture va bene, sono un po' meglio, ma lo stesso sono simili. Il 13 con 17, il 15 con 17 è la stessa cosa, cioè non è che cambi tanto, anche lì avete texture simili, roba così, quindi cioè praticamente chi fa ste putanate qua si tira la zappa da solo, perché non sa assolutamente nulla e parla pa' il cazzo. Allora qui ho fatto 3% di danni al carico, 7% al camion, direi che posso anche sognarmi i, cos'è, 25.000 euro, ne avrò più o meno un 23 forse, boh. Speriamo dai, intanto qua continuo e vabbè, vorrei avere un giudizio da voi, magari da chi, cioè, se voi siete d'accordo, non siete d'accordo, perché qua e là, comunque vi dico subito che bisogna dare giudizio se si sanno le cose, non perché per sentito dire o per quattro foto in croce, perché tanta gente parla per niente. Quindi vorrei avere un giudizio da voi, cosa ne pensate di questo, se secondo voi è giusto dare giudizi su una cosa che non si sa praticamente nulla, è giusto dare giudizi solo per vista e non dopo aver provato il gioco. Per me tanti fanno così e poi si pentono e stanno zitti. Tantissimi hanno detto farmi 15 non lo comprerò mai, dopo l'hanno comprato anche loro. E hanno anche usato le mod, quindi prima di tutto zitti, che ve lo prendete sempre in culo ogni volta. Dato qua 2 ore e 54 minuti, ci vediamo tra poco. Schivato il camion, quasi brincato, aiuto! E vai ragazzi, altra multa, passaggio col rosso, quindi ora sono 126.804 euro. Allora danni vado sempre 7% il camion, 3% rimorchio. Tanto qua cosa c'è? Concessionario Renault, che devo ancora sbloccare. E vai, adesso ho fatto tutte le concessionarie di tutti i marchi. Ora manca solo trovare il modo di avere il Peterbilt 389, che purtroppo non riesco ad avere per il fatto che non si sa proprio il perché, cioè non so, nei viaggi viene fuori ma non viene fuori nel negozio, quindi dovrò provare qua in questi giorni, dovrò mettermi là a provare, vedere se si vede o no, perché non si vede, ma c'è un conflitto di modo, roba così. Comunque va bene, avete capito cosa intendo dire io con non dare giudizio affrettate sulle cose. Poi ditemi voi magari cosa ne pensate, cioè, di questa storia qua, perché secondo me sinceramente è una roba ridicola dare giudizi su qualcosa che non si sa praticamente nulla e sparare sentenze solo perché magari avete sentito dire o altre cose. Cioè, prima evitate di dire cazzate e poi imparate magari a guardare prima, invece di dire ma che schifo, ma qua, ma là, informate e poi date il vostro giudizio, perché tanti sono così. Giudizio alla cazzo di cane. Manca 1 ora e 27 minuti, direi di vedersi direttamente lì al punto di consegna, poi andrò a fare un giretto in officina e sistemerò anche il camion qua a Porceo. Quindi ragazzi, qua si è finito il viaggio, porca troia. Perché purtroppo non ho il tasto per registrare che è sotto ai tasti WASD, quindi per premerlo devo incrocarmi le mani e dovrò cambiare il posto del tasto, se no va a finire che faccio tanti di quei macelli che metà basta. Ora sono a Dresden in Deutschland e tra poco dovrei essere a punto di consegna. Manca un minuto. Danni ne ho fatti ancora, molto ovviamente, sempre, ho dato 4% di danni di morchio e 8% il camion. Perfetto. Ma perché? Ma porca di quella... Ops. Allora, era arancione, sono passato, mamma. No, però, veramente, cioè, sto gioco qua mi sta stupendo sempre di più. Ecco, sì, vabbè. Se ti avevi delle palle, forse, dai... Vabbè, chi se ne frega, a cazzo duro senza futuro. Mamma mia, no. Hai trovato l'inizio del lavoro. Io non credo. È impossibile, no ragazzi, no. È impossibile, ma come cazzo ho fatto?
Questo è epico proprio, ma solo io posso fare delle puttanate del genere. Adesso come cazzo faccio io? Va bene ragazzi, credo di concludere qui il viaggio e vedrò un modo di continuare. Adesso trovo un sistema e vediamo. Quindi ragazzi, ho salvato, ho ricaricato e voilà, siamo di nuovo liberi. Non volevo concludere il video in quel modo perché, cioè, non mi pareva giusto, almeno volevo ricevere un po' di soldi almeno. Anche se non era una bella conclusione, però stare là sopra una macchina era massa bella. Detto no, dai. Fate la persona seria, concludo il video, come sempre, dico il mio giudizio finale e poi concludiamo. Diciamo che quello era un piccolo assaggio della mia cattiveria. Ecco, un'altra cosa che dovevo fare era fare un video senza, togliendo l'image mode, senza avere danneggiamenti, senza multe, senza niente. Uno di questi devo provare. Riparo il camion, poi vado, faccio un viaggio a manetta proprio a cazzo mene e vedrete cazzo di macelli che combino. Intanto qua vediamo di non farne altri perché ho il camion super scassato. Ops, è al 12% e 5% di danni a rimorchio. Ok, vabbè, chi se ne frega. Vediamo ora di non scassare niente, che non so neanche dove cazzo è il punto dove devo andare a scaricare, cioè non a portare il carico. Stiamo proprio a casaccio, letteralmente. Ok, allora il carico è lì, quindi adesso mi raddrizzo. Vediamo di andare così. Vediamo qua. Ok, perfetto. Siamo praticamente quasi dritti. Adesso strizziamo un po'. Sarebbe bello avere il Logitech G27 come atterri. Sarebbe veramente una figata giocarci così. In cosa è il cambio d'acqua, che sarebbe un po' una rogna, devi star là. Cambia marcia, splitter, cambia marcia ancora, poi frena, cambia marcia, scendi, 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 e ho avuto che starà a cambiare sempre marcia a manetta, poveri camionisti proprio. Dovrà cambiare marcia a manetta ogni volta. Ovviamente non sono un camionista, quindi non posso sapere sempre tutto, magari posso sbagliarmi, magari non le usano tutte quante, però questo è un bel problema. Bon, premiamo T. Non penso mi dia viaggio spericolato. No, sufficiente. Ok, dai. Cazzo. Perché deve essere 5,3% di danni? E qua non ci sono né percentuali né dei danni. Boh, vabbè. La 17, vedremo di comprare uno bel motore da 500 cavalli. Andando qua a sistemare il povero camion. 145.000 euro, quindi direi che non è male, dai. Andiamo bene. Vabbè, allora, concludendo, come sempre vi dico, non credete sempre alle prime cose che vi vengono fatte vedere, cercate sempre di informarvi su quello che vedete, se è vero o non è vero, eccetera, eccetera, dico anche in generale per altre cose, e non state là a dar giudizi alla cazzo di cane, perché tanto è inutile. Se non sapete le cose, evitate di dare giudizi inutili, tipo, ma è una copia di Farming 15, è uno schifo, quella magari lo comprate perché vedete un tizio famoso che fa video, anche voi magari, beh, non è così male, lo compro. E allora che cazzo dice che fa schifo, ve lo compri? Almeno avere un giudizio su qualcosa, sapendo di cosa state dando il giudizio, non a cazzo di cane come fanno tanti. Boh, comunque dopo questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, anche finale del mi ingruppo alla macchina perché mi piace, sono un camion, quindi adoro sbattermi le macchine. Siamo al prossimo pazzo video e magari, beh, potrei fare un bel video pazzerello dove vado in giro a fare danni a manetta. Usare il camion come un bestione da sfondamento. Sarebbe male come idea. Ah, giusto, dovrò fare un video dove faccio vedere tutte quante le mod che uso. Tranne Joker, la skin del Joker che è privata, me l'ha dato una persona anni fa che adesso è. C'è ancora, non si fa vedere. Comunque è privata e non posso darla in giro. Pare ci sia su un forum, però bisogna registrarsi, mi pare, non mi ricordo. Comunque va bene, dopo questo è tutto, spero vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!